Ci sono delle cose che si dice, ma i pomodori che faceva mia nonna erano più buoni. L'olio che faceva mio nonno faceva cagare. Questa è la festa dei produttori. Io apro la mia casa e offro ai produttori una giornata di vacanza in cui possono assaggiare gli oli degli altri, confrontare i loro oli, andare a casa con gli oli degli altri e soprattutto conoscersi. Sdogana tutto ciò che è il concorso classico e mette a tu per tu il consumatore, il produttore, tutte queste figure, tutte insieme, le rimescola. Un incontro del genere tra i produttori lo aspettiamo ogni anno e quando siamo tutti insieme è una vera e propria festa. Ecco, davvero io riesco a staccare il telefono, non guardarlo, non lavorare. E non si parla solo di olio qui, si parla di tutto. Ognuno dice le sue esperienze. Non devono venire solo quelli che vincono, vengono anche quelli che non vengono ammessi perché il loro olio non è stato all'altezza di essere ammesso nel concorso. Questa cosa è bellissima. È un ambiente dove c'è una convivialità che lì fa crescere veramente sia i rapporti umani, perché ad esempio Gaetano l'ho conosciuto qui, sono ormai 5 anni che ci telefoniamo Ormai da o 5 anni. sì, parliamo durante le campagne olearie. E riesce a creare quell'interconnessione che prima nel mondo dell'olio non c'era. Perché comunque è un evento molto dinamico e quindi noi riusciamo a parlare un po' con tutti e a confrontarci. Posso incontrare il mondo fantastico, di tutti quelli che sono i produttori di tutta Europa. Questo è un motivo di crescita che veramente differenzia questo concorso rispetto a tutti gli altri concorsi che possiamo trovare qui a livello sia nazionale che internazionale. Si crea una biodiversità di persone. Si assaggia la biodiversità olivicola, si fa scienza perché si studiano e si mettono assieme dati scientifici, ma nello stesso tempo c'è un'umanità e una predisposizione a ritrovarsi. Qui non ci sono i discorsi del politico di turno, non ci sono ringraziamenti, non ci sono sponsor. È la festa dei produttori perché ogni produttore porta qualcosa, io do qualcos'altro, mettiamo tutto in comune. E diventa un momento conviviale unico. Queste sono salsicce con vinace. Tra produttori non c'era questa complicità, chiedere aiuto e dare consiglio, Il cambio climatico ci mette davanti a noi olivicoltori delle sfide sempre più complesse. È un piacere stare nel Leone d'Oro. Perché a parte poi trovare gli oli e provarsi, parlare con gli altri olivicoltori, si intercambiano opinioni, accorgimenti per poter appunto, come dicevo prima, combattere il cambio climatico. Tra l'altro in un posto bellissimo e in modo informale, ecco. Maria Paola è capace ed è stata capace a fare proprio questo, svecchiare il mondo dell'olio. Quella si chiama l'erba, tutto con la L, l'erba. È riuscita non solo a valorizzare l'olio, come merita l'olio di qualità, ma anche a comunicare la parte poetica dell'olio, quello che sta dietro i profumi che un olio fatto bene comunica. Come il movimento dell'infinito. Quest'olio sta girando, amaro, piccante, una noce buona, una mandorla buona, della rucola selvatica. Ah? Il Leone d'Oro è partita come una competizione. Di fatto, a me piacerebbe anche toglierla la competizione, ma deve rimanere. Ma è la scusa, prima per mandare il proprio olio a un gruppo d'assaggio bravo, che lavora molto bene, e non lo dico perché è il mio panel, ma è certificato al Ministero dell'Agricoltura, assaggia tutti gli oli, lavora per 7 mesi per arrivare ai risultati con assaggi, riassaggi. Dà ai produttori, a tutti i singoli produttori, un feedback. La posizione del loro olio in relazione a questi 300 oli, perché noi ne accettiamo solo 300, che vengono da tutto il mondo e sono i migliori. Quindi ti diciamo sei al top, sei qui, hai questo margine di miglioramento e li aiutiamo a migliorare, perché attraverso l'analisi organolettica si riesce a capire cosa c'è che non va e cosa può essere migliorato nell'olio.
È la festa di una giornata veramente divertente e sicuramente atipica, dove comunque partiamo da una mattinata di formazione anche sull'olio, che per noi è veramente importante, perché poi soprattutto in quel momento riusciamo a capire molte più cose di quelle che magari pensiamo di imparare durante l'anno da soli, no? Differenza tra erba tagliata, erbaceo o foglia? Verde erba, verde foglia la sanno tutti, ma verde erbaceo? Questo è un olio maschio, qui non c'è nemmeno la donna muscolosa. È un po' rude, è un po' sai quel falegname di TikTok che gira con le braccia tutte, che si vedono tutte le venasse, così. Un po' barbuto, un po' così però che dici madonna questo qui, così. Sicuramente c'è un modo bello di raccontare l'olio, di raccontare la degustazione, che è un pochino fuori dagli schemi, ma soprattutto ci sono i Ciarpaleone. Un applauso per Chiara! Chi offre 5 euro alla cieca senza sapere cos'è? Guardate che vi assicuro che è bello, Allora, il Ciarpaleone è una roba fotonica che poteva inventarsi solo Maria Paola. E secondo me veniamo alla premiazione soprattutto per il Ciarpaleone. Io vorrei iniziare, ma non ho i biglietti. Facciamo una lotteria a premi in cui uniamo poter dare degli oli buoni ai produttori, quindi dando un'offerta, questi potevano vincere degli oli buoni degli altri e quindi avere una cultura, e soprattutto liberarmi del ciarpame che io ho trovato in questa casa che ho ereditato dai miei nonni. Ma la cosa bella è che poi io mi invento delle storie pazzesche e diventa un momento di grande risate. Non solo è brutto, è vecchio, ma è anche molto complicato da aprire. Man mano il leone cresceva, ho pensato, potremmo raccogliere dei soldi e fare della beneficenza a chi, come noi, fa fatica a sopravvivere e fa cose etiche legate alla biodiversità. Tutti i soldi, il 100% dei soldi che vengono raccolti durante la Ciarpaleone, arrivano come donazioni da parte del Leone d'Oro alla Sea Shepherd, ma non solo alla Sea Shepherd, perché abbiamo altri due o tre gruppi, anche Survival, che si occupa dell'aiuto all'autodeterminazione dei popoli che sono rimasti incontaminati, che sono veramente gli ultimi grandi conoscitori e salvatori della biodiversità, per esempio delle giungle amazzoniche invece che nei vari posti asiatici. Il vincitore di monovarietali, piccoli produttori e biologico. E da quest'anno abbiamo aggiunto una nuova categoria che si chiama 100 centesimi. La Stefania Bordoni acquisterà il lotto che verrà messo dentro queste bottiglie d'oro che poi vengono distribuite in canali di altissimo livello, in ristoranti stellati, in resort e in tutto il mondo. Io avrò necessità di comprarne a seconda della disponibilità 20, 30, 50, 100 litri e cerchiamo delle nicchie di mercato che comprendono prodotti di questo livello. Tutti i produttori che hanno vinto almeno due volte un leone d'oro di categoria vengono messi in una categoria superiore dove si sfidano tutti contro tutti e l'olio che vince è l'olio che viene chiamato il leone 100 centesimi. Noi diamo voti in centesimi e questo è l'olio perfetto. Grande, sono veramente contentissimi. Che bello. Io il leone lo faccio per questo, per le storie che ci sono dietro alle persone e agli oli. Anche quando non so che ci sono sempre. Te lo tirerai in testa. Grazie.